noi siamo arrivati qua in merito di mia moglie. Ma la prima volta sono parecchi anni fa. Siamo venuti qua parecchi anni fa ormai. Abbiamo sperimentato questo locale un po' per caso. Siamo arrivati quasi per caso. Io frequento molto Lavagna. Per caso ho trovato questo posto. Io ho scoperto la Bilaia da Instagram. Conosciuta sui social. Girando su Facebook. Ho trovato su internet il sito. Cercavo un posto abbastanza comunque romantico, carino. La prima volta perché abbiamo letto dei ravioli mal di schiena sul Corriere. Tramite un articolo di giornale che era sul Corriere della Sera. Per curiosità, ovviamente. Da lì la curiosità per dove era ubicato il locale. E poi abbiamo scoperto che era proprio vicino a casa. La prima volta sono arrivata alla Bilaia perché me l'ha consigliato un'amica e da quella volta è nato un amore. Ci siamo trovate divinamente, abbiamo pranzato fuori. E tutte le aspettative poi sono state non disattese. E poi è diventato familiare. Ci siamo trovati talmente bene. Siamo tornati molto volentieri. La prima volta, la seconda volta, la terza volta e quindi sono tante volte. E... 2 o 3 volte per capire che era un luogo speciale. Mi è piaciuto un sacco, infatti siamo sempre tornati. E sono sempre tornata. Che 3, 4, 5 volte all'anno veniamo, siamo sempre presenti. Io mi sono affezionato. E poi ci siamo affezionati. E quindi qui abbiamo anche poi suggellato un po' tutte le nostre ricorrenze. Per i momenti più romantici. Ci siamo anche sposati qua, abbiamo fatto il matrimonio. Poi anche per gli amici. No? Cioè ormai ci sentiamo a casa. Ci troviamo come se fossimo a casa. E l'accoglienza ottima. E noi ci troviamo molto bene, niente da dire. Quindi mi trovo molto bene. E ci è piaciuto molto il posto. La location fantastica. La location fantastica con questa bellissima vista. Un posto idilliaco, specialmente quando si mangia fuori tra gli olivi, è una cosa meravigliosa. Ci piace l'ambiente. Un ambiente rilassante. E ci piace Paolo. Paolo Passano. Quindi segue tutti i piatti nei minimi particolari. Poi è una cucina tradizionale rivisitata. Ci è piaciuto molto. Un menù molto particolare. Sono un po' diversi dai piatti che abbiamo noi. Cibo ottimo. Cucina ovviamente sempre nuova, sempre sperimentale, molto curata. Il cibo è tutto buono.